volta che ho celebrato un matrimonio, la mia gioia è stata grande, ma oggi è grandissima. Ero di già vecchio quando ho battezzato Giovanni e mi sembra ieri di averla avuta qui in ginocchio a quest'altare per la sua prima comunione, emozionata, felice, gioiosa come in questo momento. Gli studi, i collegi l'hanno portata via dalla mia parrocchia per anni, ma ho sempre seguito l'anima di Giovanna attraverso la mamma, che è una delle mie fedeli più care. La vita non è stata facile per lei, poverina, ma non bisogna disperare mai. Forse questo matrimonio potrà far nascere non soltanto una famiglia cristiana, ma due. Dio, che è eternità, non bada a questioni di tempo. Per questo la mia gioia è grandissima, anche perché il matrimonio di Giovanni è un po' la conclusione della mia vita di sacerdote. Zio! Oh, zio! Sono allergico all'incenso. Chi sono i testimoni? Ah, il commendatore. Vuoi tu, Benedetto Parisi, prendere in moglie la qui presente Giovanna Viciani? Scusi, non ho capito la domanda. Figliolo, lei sta inginocchiato qui con un garofano all'occhiello. La signorina ha in mano i fiori d'arancio. Io sto bardato così, o che domanda gli posso aver fatto? Comunque gliela ripeto. Vuoi tu, Benedetto Parisi, prendere in moglie la qui presente Giovanna Viciani? Se vuoi, rispondi sì. Figliuolo, vuoi o non vuoi? Non vuole. Non vogliamo, padre. Ci scusi. Vieni, Benedetto. Che figura. Che ti importa? Davvero non ti importa? Mi importa solo di te. Viva gli sposi! Auguri, auguri! Auguri! Papà! Non mi chiamare più papà! Da questo momento non vi conosco! Per me siete degli estranei! No! Non ci siamo sposati! Non ci siamo sposati! Gli ho detto di no! Gliel'ho fatta! È vero? Sì. Sì. Figlio mio, figli miei! Però il viaggio di nozze lo facciamo lo stesso. Certo! La vita dovrebbe essere tutta un viaggio di nozze! Io non sono mai stato sposato e ne ho fatti 32.